ma la base mi sembra abbastanza bilanciata. Probabilmente è nel non aver pescato dei drop a 2 nel momento giusto qua. Ecco, già questa mano è diverso, keep, bella. Questa è molto bella, ragazzi. Vai. Allora, si fa molto male, bisogna provarlo anche contro gli aggro questo mazzo, eh. Eccolo qua. Monastery Swiss Spear. Ciao Scaletto, grande, il re di Napoli. Credo di dover fare questa. Vai, non facciamo mai Toxa contro di lui. Unione ci dovrebbe salvare. Farà Robber of the Rich. Fa play with fire. Ok. No, UV è troppo forte, Cloud. UV è fortissimo. Non c'è un mazzo più forte di UV in Historic. L'altro giorno abbiamo giocato, abbiamo fatto un set facilissimo. Ha risposto a tutti i problemi del meta, tutti. Ed è incredibile come mazzo. Cioè, più lo gioco, più mi rendo conto che non c'è un mazzo più forte di UV control. Preveniamo dei danni. Se un botto lo spreca su Orkish, è incredibile. Vai. UV risponde a tutto il meta. Fa paura, ha delle giocate che sono esagerate. Se entra in controllo non lo fermi più. È incredibile. È incredibile UV. Più lo gioco, più è il mazzo incredibile. Infatti, Cinabiondo ha visto, era presente quando abbiamo giocato in live e ieri ha portato una versione in Explorer dopo che mi ha chiesto una lista. Rakdos è più forte di UV, è un 50-50 adesso. È un 50-50. Dimir cambia un po' il bilanciamento perché, essendo i tre tier che si stanno giocando il formato, Rakdos è più facile che muoia dai combo degli altri due. Rakdos è più facile che scarti bene su UV. Dimir è un po' più facile che controlli su Rakdos, ma UV può rispondere a entrambi. Quindi, davvero, non c'è sfiga. Non c'è sfiga. Il problema è che se dovessero bannare qualcosa nel colore nero, UV diventa fortissimo, i combo non li fermi più. Diventa complicata la situazione. Sì, ma infatti UV è fortissimo, ragazzi. Cioè, più si gioca UV, più è incredibile. Ma proviamo a fare questo anello che ci dà un turno. Terra tappata. Prossimo turno Bowmaster, credo. Vediamo, eh. Vediamo. Non lo so se è solo in Best of One, Cloud. Secondo me UV è fortissimo anche in BO3. Cioè, alla fine ha talmente tante scelte di side che è difficile definirlo un mazzo scarso, anzi. A quella bisogna gestirla, eh. Buongiorno Yanda, facciamo uno shoutout anche al buon Yanda. Se vi piace Modern, andate a seguirlo. Sauron e doppio orco? Beh, doppio orco. Vai. Perché non ho tempo di giocare Best of 3, ragazzi. Su Arena non conviene mai giocare Best of 3. È veramente troppo lento. Troppo, troppo lento. E non abbiamo abbastanza tempo per farlo. Dopo pranzo si va in scena, ottimo. Sul trigger gli ammazziamo Monastery Swiss Spear. Ma che mazzo strano che è lui. Che mazzo super strano. Diamo a 13 questo turno. Come va questo Esper? Per ora male. Adesso lo stiamo riprovando. Vediamo come va. Allora, peschiamo di anello e poi probabilmente lo soul partitioniamo. Sì. Soul partition su questo. Lo rimbalziamo. Lo facciamo il turno dopo.
E facciamo un combat. Se lui blocca i ganjo, si mangia il pezzo. Non mi fa schifo come cosa. Allora, possiamo anche farlo adesso in realtà. Perché per noi costa comunque 4. Però preferisco togliergli quel pezzo qua, sinceramente. È molto pericoloso quell'ovetto qui, eh. E a questo punto Toxa. Che però. Andiamo a 7. Vabbè, andiamo a 7, dai. Andiamo a 7. Ah, ma tu sei un mago! Lightning. Vai. 3 danni per 3 danni alla fine. Sei un mago che sta girando malissimo. Non avevo mai capito che era un mago, sinceramente. No, ma ci sta, giocare UV Control è difficile, Cloud. Guarda, se c'è una cosa che ho imparato è che la maggior parte dei giocatori fatica a giocarlo, ma tanto, lo fatica proprio tanto a giocarlo perché non è il loro stile di gioco, non risponde alle caratteristiche, eccetera, eccetera. Ghini, grazie mille! Grazie mille! Sì, l'Anthology conviene, sì. Sì. Grazie mille di cuore intanto, Ghini. Benvenuto, è quinto mese, grazie mille di cuore. Lui ha il top deck, noi siamo protetti, non peschiamo di anello. Il prossimo turno facciamo. Ripriviamo per pescare, ovviamente, eh. Ripriviamo per pescare lo stesso. Andiamo a 6. Dov'è Sheoldred? Dov'è Shelly? Dov'è Snapcaster Mage per Unione? Dove sono le carte, ragazzi? Ah, ma può essere Cloud, eh? Può essere. Boh, io ho notato che UV soffre malissimo la Nomea perché tanta gente non riesce a giocarlo come lui chiede di essere giocato a volte. Beh, questa pescata è ottima, perché poi facciamo questa. E rifacciamo Time Walk e non perdiamo vite. Però poi, oh, nessuno mette in dubbio la forza dei giocatori. Semplicemente c'ha questa Nomea. Ce l'ha, ce l'ha. Vai. Il problema è che se lui pesca un botto in un turno ci ammazza, eh. Noi o troviamo Purga o siamo morti dai suoi botti. Ok, è in una situazione simile, UV l'avrebbe già vinta da 2 turni. Il mio mazzo contro UV e cancelli. Ma dipende dalla lista poi, ragazzi. Cosa ha pescato lui? Muo. Firebrand. Allora, pesco di anello, countero. Vediamo cosa succede. Ah, finalmente una carta decente. Vai. Quindi siamo a 5. Siamo a 5, posso anche pescare di terra e quasi quasi peschiamo anche di terra. Tanto quello non ci manca. Ciao Keplero, buongiorno! Cosa ne pensi di Smoldering Gag per maghi? È una carta orribile. Non ha senso, piuttosto giocate Thing into the Ice, ragazzi, troppo forte rispetto a questo. Beh, rifacciamo Time Walk. Rifacciamo Time Walk qui. E poi chiudiamo di farewell. Decisamente. Vai. Vai. Sono convinto che queste siano forse un po' superflue in questa lista, però vediamo. Andiamo a 4? Andiamo a 4. Tanto poi brattiamo.
Niente. Ma uno snapcaster? No, continuiamo a fare soul partition su Anello del Potere, allora. Aspetta, prima pesca. Ma che? Snapcaster non pervenuto. Ah, tra l'altro Tawara è ancora una volta un Anello del Potere. Chissà se Sba si stuferà del fatto che non sta facendo niente da mille turni. Chi lo sa? Noi andiamo a tre. Prima o poi arriverà Snapcaster, no? Oh, anche Reprieve, carina. Chissà se si stuferà. Via le terre che fanno danno. Prossimo turno, Tawara su The One Ring. Soul Scar Mage. Siamo Saurons. E lui ci toglierà sicuramente Shieldred o cose del genere. Anche Mir, se parte bene contro UV, può vincere, certo. Però, non, cioè, ragazzi, UV risponde al terzo turno, ha la risposta a qualsiasi mazzo del formato. È quella lì la forza di UV. Cioè, se tu vai in un meta grosso, come il Best of One, è chiaro che UV sarà sempre un mazzo fortissimo, perché risponde a tutto. Cioè, è il mazzo che è preparato a tutto. È come Mono Nero, anche Mono Nero adesso è messo molto molto bene. Perché ti aiuta tantissimo. Beh. Questa. Ma che cazzo fa Oppo? Ha sbagliato a leggerla. Ha sbagliato a leggerla, per forza. Mi ha dato le carte giuste. Ho sbagliato a leggerla. Vabbè, non è che potesse fare diversamente, effettivamente. È carina, Cocco. Ho visto di meglio come combo. Allora, peschiamo di anello. Arriverà una Shieldred? No. O tawariamo l'anello. Quante carte ho? 20? Aiuto. Male. Facciamo un combat. No, facciamo purga. Sai che forse purgo qua? No, passiamo. Passiamo. Ciao Rocco, tutto bene, grazie. Tu come stai? Io qui vorrei, per la verità, vorrei una carta che mi fa vincere la partita che installo da mezz'ora. Vabbè, dopo facciamo farewell e vediamo come vincerla. Il problema è che se adesso lui fa botto, moriamo. Perché siamo tre. Basta Wither Lightning. E abbiamo solo 19 carte nel mazzo. Alleluia. 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 Abbiamo abbastanza mana? Sì. Sì, è un rischio, ma ci proviamo. Ok, lui non ha risposta a tempo istantaneo. Se poi fa botto botto e vince, pace ragazzi, non potevamo fare diverso. Vai. Vediamo se ha botto botto. Ah, tu avresti fatto purga per restare open, è vero? Ma così mi piace risolverle, quelle carte lì. E da questo momento in avanti, in teoria, lui è sempre morto, no? Abbiamo reprieve, reprieve. Cioè, se non moriamo di 1000, dovremmo aver vinto. Sì, dai, abbiamo vinto. Time Walk Infinity di Anelli è stato abbastanza interessante come cosa. Combat.
Vi facciamo doppio Wandering Emperor, eh. Vai. Scarto Teferi. Non ci servono in questa partita. Via. Vai, vai, vai. Può rispondere a questo trigger. Ci risponderà? Chi lo sa? No, non ci ha risposto. O vinci ora o concedi, perché tanto non è che cambia la situazione. Con terra basica in mano, poi. Vabbè, Wandering. Samurai. È chiaro che non hai idea né di come funzionano i Planeswalker, né di come vincere questa partita dopo questa mossa. Quindi boh. Penso sia un new player comunque, da come sta giocando. Da come erano tutte in fondo le carte forti. Tutte in fondo. Sì, dai, è un nuovo giocatore lui. Per forza. Vabbè, dai, vinta, via. E la prima contro aggro. Faticosamente l'abbiamo portata a casa. Carte 12. Guadagniamo. Oh no, waiting for the server adesso. Malissimo. Potremmo non riprenderci mai, eh. Ce la darà. O lui ha concesso. Ok, ha concesso. Credo. Non lo so. O ha concesso e noi non l'abbiamo visto, o ce l'ha da persa, eh. Boh, proviamo a rientrare su arena. Crashata malissimo. Ma ci farà rientrare su arena, però. Proviamo. Speriamo non ce la dia persa, perché avevamo appena vinta. O lui ha concesso e Arena ha crashato. Oh boh, o sono abbastanza preoccupato. Non ce la fa mica a riprendersi, eh. Perché dici che conviene l'antologia historic? Ha dentro delle terre che sono fortissime. E sono 20 rare, ragazzi. Quindi conviene sempre piuttosto che 20 wildcard. Arena non ce la fa, ragazzi, eh. Non si sta mica riprendo, eh. Oh, attenzione. Partito. Oddio, speriamo che non rimanga in request format data. Che è stata così. No, checking, ok. Loading. Vediamo. Ok. Vediamo se va il server. Botta allucinante. Non si riprende mica. A voi sta andando Arena, ragazzi? Qui è morto. Invece di Eldraine prenderesti il bundle o il playing points? Tutte e due, sia il bundle da Limited che quello della Mastery. Se le buste è quello più superfluo, non serve tantissimo. Serve solo se giocate standard. E questo lo sapevamo già. Poi? Ce la facciamo? A voi funziona? Ce l'avrà data persa, sicuro. Buongiorno Mauro. Dai, è tanto che non apro un token di segnalazione e di richiesta di risarcimento. Vediamo se succede.
Vediamo se succede. Arena è morta. A te non va. Ah, ok. Quindi non sono l'unico. Quindi non sono l'unico. Allora, facciamo così. Proviamo a fare così. Sì, Wool, anche a me. Anche a me. Oh, siamo tornati. Vediamo se ce l'ha data persa. Vediamo se ce l'ha data persa. No, ce l'ha data vinta, quindi sì. È quando concede l'oppo, ragazzi. È quando concede l'oppo che lui va in palla. Grazie, 88. Ci siamo, grazie mille. È quando concede l'oppo. Grazie, Ciommena, grazie mille. Ha ripreso anche noi adesso. Vediamo se troviamo un avversario però, a questo punto. Può essere di tutto e di più. Waiting for the opponent. Ce la faremo? Ce la faremo? Chi lo sa se ce la faremo? A quanto pare no. Non va, non va ragazzi, non va. Questo sarà un draw pazzesco. Sarà un draw pazzesco. Se entriamo mai in una partita. Oh, è uscito cancel però. È uscito cancel, ok. Waiting for the server. Si ribloccherà in waiting for the server? No, riproviamo. Cioè ragazzi, però, capite che quando io sento parlare di... Ma oh, il matchmaking è programmato, il matchmaking è tutto controllato su Arena. Ragazzi, non riescono a far funzionare i server. Yaz. Vi piace? Ti piace Ninja Totteri? Sinceramente no. Quando uscirà il Drain mi piacerà di più perché le fattine prendono un sacco di pezzi buoni. Però a me sinceramente Ninja Totteri non piace tantissimo. Ma sono gusti, a me non piace. No, Psycho. Speriamo di no. Vai, Oppo, che è Lurrus. Quindi questa dovrebbe essere forte. Mono Red Lurrus o Maghi Lurrus? Curiosa questa partenza. Questa terra è perfetta, però. Vai, vediamo cosa fai. Ci sta, Fabrizio, ci sta, ci sta. Bloodthirst Adversary. Quindi ti perdi un pezzo da solo adesso? A noi piace questa cosa, eh? Dai, attacca, attacca. Pumfete! Via Monasteris Whisper. Due danni presi, editto. Unione fortissima qua. Però facciamo editto. Ah, aspettiamo però a fare editto, vediamo cosa fa il turno dopo, va. Vediamo. Monasteris Whisper. Via il 2-2. Devi fare un'altra spell per passare con Monastery così. E poi Monastery è bella da togliere con Wandering. Quindi Mono Red Lurrus lui. Ok. Mono Red Lurrus molto particolare come mazzo. Ah, su di me? Non su Orco che ti blocca due danni extra? Grazie. Tempo strega, togliamo Monasteris Whisper. Vai. Così se ha dei botti li deve fare sulla Emperor per ucciderla. E noi possiamo ripartire.
Jiraiya, ma Lurrus non è bannato. È reworkata la regola dei companion, ma non è bannato, ragazzi. Quindi non ho capito cosa intendi. Qui possiamo saltare l'end drop. No, perché è tappato. Vai. Guadagniamo 4 a fine turno. Lurrus è bannato in Modern, ma perché in Modern c'è la scimmia, ragazzi. E comunque è fortissimo Lurrus. Parliamone del fatto che potrebbe starci. Nel senso, se la regola dei compagni non fosse così, Lurrus è un problema, eh. Ah, in altri formati, ok. Botto su lei. Skewer the critics. Va bene. Farewell. Vinta. La vedo tosta adesso, però, Teferi a 5. Oppo al top deck. Soul Partition top deckata. Vai. Vai. Uro potrebbe starci benissimo, come dico nel mio prossimo video di Baina Extra, ragazzi. Non perdetevelo. Sapete cos'è Baina Extra, vero? Lo sapete, vero? Beh, nel caso non lo sappiate, ve lo mando. Ma secondo me loro stanno usando l'evento un pochino per vedere come vanno le carte bannate. Il problema grosso è che hanno messo dentro carte troppo rotte e quindi fanno fatica a testare per davvero i giocatori. Perché purtroppo Channel è troppo forte, ragazzi. Channel, Tibalt Trickery, sono tutti troppo forti. A dopo Zap, buon pasto. Tra l'altro in anticipo Zap oggi. Beh, buon pasto anticipato allora. Fare vantaggio carte non è mai male. Reprieve è fortissima. Mio turno. Esco. Beh, vinciamo di ultimate di Teferi qua. Mazzaccio, quello di Open Barn che funziona un po' così, eh. Otawara ci serve. Teniamola in mano, è sempre una risorsa. Vai. Questa l'hai fatta, tanto abbiamo Soul Partition. Ma infatti, la gente è strana, ragazzi. Io non mi sorprendo più di niente. La gente è strana. Oppo, perché stiamo giocando? Me lo dici, per favore? Ma perché mi sembra di aver appena vinto, eh. Non ci servono le terre, ragazzi. Via. Ma la base è perfetta, non si sta incastrando mai. Mai. Pazzesco. Poi magari succederà. Poi Oppo ci fa i regali. Forse abbiamo addirittura troppe terre. Forse abbiamo addirittura troppe terre. Vai. Facciamo sto Lurrus o no? Ah, non può, gli manca il doppio mana nero. È vero, ma lui è senza un mana da mezz'ora. Pingami Orcish Bowmaster. Olè. Voilà. GG. Quel Roiling Vortex per lui è fondamentale. Nonostante sia sotto di vite, contro control. Via. Chi è? Zardast, ecco che ce l'ha fatto a condividere l'abbonamento. Grazie Zar, grazie mille ancora. Grazie, come va su Immalga? Come va? Come va? Mi è arrivato oggi, grande Zar. E dopo tu hai solo Lurrus, non fai niente, dai. Non fai niente. Mi fai perdere tempo. Bella Okiba. Ciao. Oggi pomeriggio penso di streamare dalle 5, dalle 4 e mezza, come al solito, ragazzi. Se viene qualche moderatore anche prima. E magari concludo un po' prima. Vediamo.
Io non so. Basta terre, però. Quante terre? Io non so perché ho Opostia giocando, però. Cioè, io ho emblema di Teferi. Sono contro. Lui è fermo di terre, ma sta comunque giocando. E lui è aggro. Non lo so. Non capisco. Non capisco. O ha una tech che io proprio non sto immaginando, oppure boh. Oppure boh. Vai. Oppo no, ho 8. Vai. Cioè, tutto quello che appoggia Tempo Strega muore dall'emblema di Teferi. Quindi, perché stiamo giocando, opponente? Va bene, l'hai fatto. Iniziamo a togliere anche le terre, allora, dai. Dai, iniziamo a togliere anche le terre. Sti Oppo che non si arrendono mi danno un fastidio bestia. Ciao, Scaletto. Ah, ma Scaletto l'avevamo già salutato. Stavo salutando Bitta. Mannaggia Bitta che abbiamo il cognome che è quasi uguale. Vai. Oh, benissimo, 2-0. Mazzo un po' fantasia, eh. Mazzo un po' fantasia, un po' tanto fantasia. Stoico, è vero, è vero, è vero. Verissimo, molto stoico. Vai. Molto, molto stoico. Molto, molto stoico. Oh, la prima partita abbiamo problemi di mana base. Però è keepabile lo stesso la mano. Perché di secondo comunque facciamo terra stappata. Quindi vediamo. Se Rakdos non ci fa scarti e non parte in quinta. Vediamo. Perché l'abbiamo esportato da una lista dove si giocava Shard Typhoon, ragazzi. È solo per quello. Dopo gli cambiamo il nome e diventa Esper Orc. Fai Kruchas. Bravo amico. Bravo Maverick. Bravo Maverick. Boh, siamo in controllo. Forse. Con una terra stappata. Siamo in controllo. Combat. Botte vai. Per confondere l'algoritmo. Oggi Fabrizio is on fire. Who you gonna call? Bowmaster! Voglio fare unione. Ci sono delle giornate così. No. Lo fai dopo se vuoi farlo. Non lo fai adesso. Il mio Bowmaster lo voglio lì. No, mi fa push. Ma non farmi push. Va bene. Salutiamo il tuo Bowmaster. Credo. Ah, c'è anche Shieldred, però. E c'è anche Anello. E la Madosca, c'è anche Kruchas. Troppe robe. Anello. Vai. Il resto possiamo risolverlo. Anello non lo so. Who you gonna call? Vai, Kruchas! La Mono G è Mono G, ragazzi. È forte, eh. Mono G è forte. Combat. Farò io anello del potere, allora. Vai. Anello del potere. Pescamo, pescamo. Dobbiamo trovare una removal su Orco e Shelly e siamo a posto. Perché in realtà abbiamo purga più questo. Però questo pur... Ah no, no, si purga più quello, basta. Sono scemo. Ha fatto anello anche lui, l'ha top deccato, bravo. Però la... Fare anello per primo. Ah, però tu hai due mana per orco. Orca miseria, hai due mana per orcos. Eh sì, hai due mana per orcos. Teferi. Shieldred. Così se hai removal non puoi fare orco. Giusto. Speriamo. Combat. Vediamo, eh. Buongiorno, Buitre. Grande, grande Buitre. Allora passa in historic che vedrai ti troverai benissimo. Vedrai. Io ovviamente non ho attivato anello perché voglio farlo in risposta a qualcosa che lancia lui.
Aspetta l'uscita della prossima espansione perché Dimir potrebbe perdere anello orco. Bisogna vedere come gestiscono dopo il drain. Quindi sì, aspetta almeno quello. Perché non è detto che rimanga. Lo dico anche all'inizio del From Budget to Competitive. Purtroppo la questione se bannano orco e anello è pericolosa la cosa. Mi toglie purga. Penso che mi toglierà purga. Penso che mi toglierà purga. Sì, fai shoulder da allora. Non li bannano, dici Rocco? Ah, non lo so. E se li nerfano e rimangono nerfati anche in story che non sono più giocabili? Secondo me io aspetterei il drain, ragazzi. Io lo aspetterei. Sì, così fai Bowmaster. E ti sei perso i danni che potevi fare di anello. È male. Tra l'altro Takenuma l'abbiamo giocata prima. Siamo nei guai. O peschiamo Farewell o siamo morti. O peschiamo Farewell o siamo morti. Anche Scarto è forte in realtà perché gli togliamo Shelly. E poi in realtà qui il turno è no, perché lui ha comunque due mana, non posso fare Teferi. Ah, però posso fare Teferi che rimbalza Crucias e questo che... Ah no, perché non ho abbastanza mana. Anello number 2. 6 mana noi. 6 mana. E posso fare Teferi che rimbalza Orco però, perché tanto gli va sul mazzo. Ma sì. Decisamente sì, noi dobbiamo fare vantaggio con il nostro anello adesso. Decisamente sì. Via questo orco, via. Cattivo orco, cattivo. Non ne, però non ne avrà un altro in mano, vero? Speriamo. Speriamo che non ne abbia un altro in mano. Ne ha un altro. Raga, è troppo forte questo orco qua. È ingestibilmente forte. È veramente ingestibilmente forte, non c'è niente da fare. È troppo forte, orco. Il 5 di settembre per Arena. Ciao, Mr. Wolf. È veramente troppo forte quell'orco lì. 5, 3, 8 e 2, poi mi ammazza di Shelly. GG. Abbiamo perso. GG Arachdos, bella. Peccato perché era partita molto bene, ma lui ha pescato il secondo anello, ha fatto doppio orchetto, finita, 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 finita. Il 5 di settembre, su Arena. Noi abbiamo l'Early Access il 31 e l'1. Sei sette Rakdos, la madonna. Sì, è mister. Sì, 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 già confermatissimo. Io, Andrea Cloud, No Pain No Gain, siamo stati i primi. E c'è un altro ragazzo che però non so chi sia. Italiano. Non l'ho mai visto. Oh, life gain, era tanto che non lo trovavamo. Con questa mano, tra l'altro, non è per niente male perché noi facciamo vantaggio. Che carta fuori di testa, Reprieve. Noi facciamo vantaggio, lui perde turni e vinciamo. Ok, quindi farai una Voice of the Blessed grande come una casa, poi? No. Vai. Sì, sì, Fatine lo proviamo. No, secondo me Fatine è un mazzo molto forte. Non so se in standard è forte, perché mancano dei pezzi. Però sicuramente è un mazzo da provare. Olè. Quindi prossimo turno snappo Reprieve per togliergli anche una Soul Warden. Può essere. Però non abbiamo mana blu, quindi non possiamo.
Non abbiamo... Ah, devo fare anello forse qua. Dipende, lui è mono white. Questo l'hai fatto? Sì, questo l'hai fatto. Molto meglio in historic, sì. No, non è il prof, non è il prof. No, Massimiliano lo conosco fin troppo bene, ragazzi. No, non è Massimiliano, scusate. Massimiliano è Jack. Oddio, mi sfugge il nome di profumato TK. Mi verrà in mente. Mi verrà in mente. Il profu poi non fa più Magic, ragazzi. Non so se farà... Sì, lo farà l'early, figurati. È limited. Figurati se non lo fa. Andiamo a cercare Farewell. Oppa, che botta. Qui se non troviamo una ratta, però lui ci ammazza con Angeli, eh. Oddio, abbiamo anche Time Walk, però. Vediamo. Questi sono diventati tutti grossi. Bisogna togliere Valkyria se attacca. Bisogna trovare del mana blu anche. Un bel set di Wreckless, è vero. Anche Shieldred non mi fa schifo, però. Toh, ti regalo due vite. Ti soul partitiono quando è il momento la Valkyria. Mono bianco Vratta in historic non si gioca. E qui moriamo perché non abbiamo top deckato una terra. Ci abbiamo pescato due carte ma zero terre. E vabbè, è andata così. Morti. Morti male. Morti male. Basta che faccio un'altra Valkyria. No, Speaker non è Valkyria. Però quelle crescono. No, deve fare Angelo. Ah, a posto così. Guadagna... No, guadagna vite. No, no, non siamo morti. È a 32, guadagna vite. Dobbiamo fare soul partition là poi. Ok, siamo vivi. Siamo vivi. Cioè, se attaccava con Soul Warden eravamo morti però. Quindi ha fatto una piccola stronzata l'oppo. Grande purga. Grande, grande purga. Guarda che forse riusciamo anche a buttargli giù. Aspetta, eh. Oppo, re delle stronzate, per fortuna. Purga. Titto con Shelly il pezzo. E poi ti faccio Orcish Bowmaster, no? No. Vabbè, avevo anello, eh. L'importante è togliere Ajani qua. Il problema è che non lo togliamo perché lui va a 35. Possiamo togliere l'effetto di Ajani? Dobbiamo ittargli in faccia. Sì. Così non ci toglie Shieldred. Lo so che possiamo fare editto, ma editto lo voglio tenere dopo, ragazzi. Sì, no, abbiamo snappo. Possiamo fare editto, effettivamente. Abbiamo snappo. Vai. Comunque, non solo Purga ci ha salvato. Shieldred ci ha tenuto in vita. Cioè, Shieldred fa paura, ragazzi, eh. No, l'ho tolto perché tanto entrano tutte tappate, ragazzi. Quindi abbiamo snappo che può rifare Purga poi anche. E se lui fa queste giocate qua, vinciamo. Ma ciao se vinciamo così. Tra l'altro Bowmaster ammazza una Soul Warden. Shieldred ci fa diventare Life Gainer. Bowmaster che spacca Soul Warden. Valkyria che spacca Soul Warden. Valkyria, scusate. Wandering che spacca l'altra e via. Esatto, che plero, esatto, esatto, esatto. Esattamente. Era meglio il contrario qua, eh. Dobbiamo fare prima una e poi... Prima la Wandering e poi questo. Gli abbiamo regalato due vite per niente. Però tanto la partita non cambia, ragazzi. Pulizia di primavera il turno precedente, sì. Tanto questa partita è finita, raga. Caldo, sì. Sei in Croazia? Bellissima. Tra la Croazia e la Slovenia non so mai quale scegliere. Sono tutte e due bellissime, super verdi. Belle, belle, belle. Lag di arena è presente, oltre al caldo. Vai. Boh, secondo me Oppo ha sempre perso. No, aspetta, questa no. Due terre.
Secondo me opponente è sempre morto. Ah, dite che può avere farewell. È vero? Verissimo. Ma tra l'altro TNJ Gaming è uno streamer. Controllate se è uno streamer, che io non voglio andare a sniperare, per favore. Malu, ti capisco. Ti capisco tanto. Quante carte abbiamo? 32. Peschiamo. All of the Store Giants. Segnalino su Shieldred. Wandering Emperor su Valkyria. E tanti cari saluti. Ah, quello io non so della loro situazione economica. La Slovenia era già un po' in difficoltà, qualche anno fa. Quello me la ricordo, sì, la gente non era contentissima. Ma come tutto il resto del mondo, adesso abbiamo problemi tutti di quel genere lì. Grande! Grande Deme! Grande Deme! Tutto a posto, tu come stai? Come stai? Andate a seguire, ragazzi, uno dei migliori content creator italiani di Magic. Andate. Troppo bravo il Deme. Troppo bravo il nostro mercante. I shoutout fanno sempre schifo. E intanto Oppo ha concesso. È arrivato Deme... Oppo concede. Deme, perché fai concedere gli Oppo? Perché fai concedere gli Oppo? A parte il caldo, tutto bene, eh sì. Ciao Lordr, ciao. Buongiorno. Ora stiamo 3-1? Via. 3-1. Dai che chiudiamo per mezzogiorno e 20, spero. Perché sono fortissimo, esatto. Lei è troppo robusto. Ha troppa robustezza. Apei o Apei. Keep. Turno 1, turno 2, turno 3. Keep, sempre keep. Speriamo che Oppo non faccia scarto di primo. Perché il suo scarto di primo toglie il mio scarto di primo e sa che abbiamo Bowmaster. Consigli gentilmente un deck per Best of One Historic per rankare, grazie mille. Per rankare, ragazzi, state chiedendo allo streamer sbagliato, però... Attualmente vi dico che se vi piace giocare aggro, forse il miglior deck che c'è è Boros Totteri ancora. Se invece vi piace giocare un po' più control, Mono Black. Mono Black è fortissimo. Mono Black è fortissimo. Via. Elfi, mazzo vecchiotto. Elfi è un mazzo vecchiotto. Vabbè, poi c'è sempre l'Evergreen Magin, eh? Cioè, quello è scontato. Maghi sta soffrendo tanto, ma potete sempre giocarlo. Purga contro Elfi è tipo la carta più forte che potevamo avere, no? C'è un tuo video per Mono Black? No, deve uscire ancora, ragazzi. Deve ancora uscire. Via Lord. Elfo non può attaccare. Ma era meglio che aspettavamo, così almeno attaccava, però... Secondo me questa partita non la perdiamo mai. Almeno. Adesso noi repriviamo... Facciamo anche un combat. Secondo me questa è difficile che perdiamo. Ciao Luca, che bello, ti becco la mattina. Io ancora devo capire i tuoi orari. Non li ho, ragazzi. Con i turni che faccio è difficile avere qualcosa di fisso. Izzet Blu Rosso è Maghi. Izzet Blu Rosso è... Si chiama Wizard... Izzet Wizard nella nomenclatura magicchiana. Anche Mono Red? Sì, Mono Red potete giocarlo, ragazzi, senza problemi. Oh, finché Oppo non fa niente, non fa Collected Company o cose del genere, noi siamo contenti, no? Chissà se vinceremo di Wandering Emperor qui. O di All. Questo l'hai fatto. La nuova elf, fatto. Qui purghiamo. Oh, facciamo prima Wandering Emperor, che fa un bel più uno. Così questo mena il turno dopo. Combat. Mono white è tanta roba. Mono white humans, immagino. Tanta roba, sì, fortissimo. E serve per farmare, sì.
Vabbè, qui facciamo purga, partita finita, dai. Cioè, lui dovrebbe essere un genio adesso per tradare la Nuar Elf su Orcish Bowmaster, così da non potercelo far rifare se facciamo purga, ma non le pensano queste cose, gli Oppo, è difficile. Che perché non conosce il nostro mazzo, quindi tosta come giocata. La terra, vogliamo fare Snapcaster? Non credo proprio. Mettiamo dentro un blocco, vai. Se rifà il Lord, glielo togliamo con Emperor. Boh. Elite, va bene. Va bene. Combat. Vai. Dovrebbe fare quel Lord, se non ha company. Ok. Via. È il momento di purgare ancora. Vai. E voilà. Oppo. Lo so a memoria il tuo mazzo. Lo so a memoria il tuo mazzo. Vai. Facciamo una creatura tappata, Oppo, dai. Facciamo una creatura tappata. Su. Non fare company. Non fare company. Ciao, Sherry. Buon lavori. Buoni lavori. Buoni lavori. Bon. Via pezzo. Snap, mi serve qualcosa? Sì, combat. Vai. Vai, vai, vai. Dovrebbe essere morto. Anche di botte è morto. Questo è tappato, ce ne frega nulla. Orcish Bowmaster, che ammazza il Lord che ha appena fatto, vedendo che abbiamo Bowmaster, assurdo, veramente, ragazzi. E botta finale di 2 di 2-1 di Snappo. GG per noi. Ole. Povero Elfi, mamma mia com'è sceso. Mamma mia com'è sceso, Elfi. Adesso che mi sono messo in posizione abbastanza safe per la ladder, vorrei fare un po' di eventi Best of One Alchemy, ovviamente. Hai un'opinione su quale possa essere un mazzo valido per gli eventi Best of One in Alchemy? UV Control che abbiamo giocato ieri è fortissimo. Però dice Luigi Monte, dice che anche Orzhov sia molto molto forte, eh? Quindi forse Orzhov, un po' più stabile forse di UV. Non lo so, UV a me piace tanto, ragazzi, lo sapete. L'altro giorno con UV abbiamo fatto un set molto lento, quindi forse è meglio Orzhov da quel punto di vista. Però il set che abbiamo fatto con UV è stato facilissimo, facilissimo. Un po' lunghe tutte le partite, ma è stato abbastanza facile. Comunque l'Orzhov di Luigi mi sembra buono. Sembra buono. Sì, infatti, boh, sembra buono. Siamo contro 4. Ma niente, niente. Scaletto. Keep. Non abbiamo doppio nero, ma possiamo, abbiamo doppio bianco. Partiamo di Toxa. Una buona mano questa. Non una delle migliori, eh. Via. Siamo contro Rakdos. Ma Orzhov è molto bello. Ha due matchup che fanno schifo, che sono turni e Grixis non è bellissimo. Quindi non lo so, io da quel punto di vista preferisco comunque Control. Però sì, è molto più veloce Orzhov, quindi è normale che faccia anche più risultati più velocemente. Dopo Alchemy, ragazzi, secondo me non dovreste far male adesso, però, perché con l'arrivo di Eldraine Alchemy dovrebbe cambiare rigidamente, eh. Quindi, boh, perché ruotano fuori una marea di espansioni. Una marea. Ah,
bravo 4 a pescare Detox. Toglie Sauron. No, togli Snappo? Ma non ho niente da ricastare. Ah, beh, Toxis. Io avrei tolto Sauron qua. Cioè, posso farlo a tempo instant. Vabbè, lui adesso non sa che abbiamo pescato Anello. Però avrei tolto diversamente. Decisamente diversamente. Come questa 3 mana pesco 2 è molto forte, eh. È molto forte 3 mana pesco 2. Molto forte. Sì, sì, scaletto, assolutamente sì. Assolutamente sì. Forse è meglio standard, però, sai? È quello che dicevo, forse è meglio standard in questo periodo. Cioè, ti servono le buste del Signore degli Anelli? Perché gli eventi alchemy ti danno solo le buste di Lord of the Rings. È quello che bisogna anche domandarsi a volte. Dovin Svet Unione. Sempre Dovin Svet Unione. Olè. Non la miglior scelta per 4 comunque. Cioè aveva paura di Wandering Emperor. Mi hai dato solo un counter che countera tutto, tutte le spell più forti. E Unione che mi sinergizza bene. Ah, però lui non sapeva che avevamo Anello, certo, certo, certo. Ma però è stata una scelta strana. Cioè, Unione in un mazzo control è veramente forte. È veramente forte. Fai Bowmaster? No. E allora mi sa che vinciamo la partita. Mi sa che vinciamo la partita contro questo Rakdos. GG. Vedete che è quando concedono? È quando concedono, è già la seconda volta. Se un oppo concede, invece di farti vedere la schermata del concede, succede sta roba. Che cazzo? Che palle. E poi non si ripiglia mica, eh. Non si ripiglia mica. È veramente la schermata del concede. Pazzesco, adesso dobbiamo aspettare. Come vedi la nuova espansione? Bellissima. Bellissima. È una delle più belle degli ultimi anni. C'ha dentro delle bombe allucinanti, ragazzi. Ciao, buon pranzo, Scale. Buon pranzo. Pochi bug, comunque. Sì. Pochi, pochi. Giusto un paio. Giusto un paio. Preordini? È abbastanza, sì, è molto bella. È molto bella questa. Poi il fatto che ci siano le fatine la rende ancora migliore. Cosa stiamo a 4? Dovremmo essere a 4. O a 5? Non mi ricordo. No, 4. Abbiamo battuto Izzet Brutto, Monored Lurrus. Abbiamo perso contro Rakdos. Abbiamo appena vinto contro un Rakdos. Grazie per il follow, Wonderpello. E me ne manca uno. Ah, Mono White Life Gain. Sì, siamo a 4. Siamo a 4. Si riprenderà mai Arena? Sembra di no. Quindi è partito un po' più svelto, però. No, per me l'anello non lo bannano, non è da bannare, ragazzi, l'anello, è da bannare Shelly. Devi bannare Shield, l'anello al 30% delle partite ti ammazza, eh. Senza delle carte che sinergizzano con lui non è una carta così forte. Fa un vantaggio assurdo, ma il drawback delle vite è pesante in un formato così veloce. E poi, turno 4, si muore da Dragonstorm, si muore da combo artefatti, si muore da un botto di roba. Per farmare in standard, mono white humans, però ragazzi, esce il drain tra poco, quindi non vi conviene craftare adesso, vi conviene aspettare un attimo. Ma proviamo a chiudere e riaprire. Vi conviene aspettare un attimo, ragazzi. Esce tra pochissimo il drain. Dopo, secondo me, mono white humans sarà comunque un buon mazzo in standard, eh. Secondo me non sarà male. Però adesso dovete aspettare, raga. È un momento sbagliato per farmare... E per buildare mazzi. Oh, ci siamo. Dovremmo esserci.
Ok, dai. Ah no, siamo a 5. Mi sono perso uno. Chi mi sono perso? Mono red, mago, mono white, Rakdos, Rakdos persa. Chi è quella? Chi è il quinto? Chi è il quinto? Mi sono perso una persona. Sono perso un matchup. UV. No. UV no, raga. Che contro chi ho giocato? UV. Oddio, non ho memoria di questo. Elfi! Elfi, grande Alex, Elfi. Elfi, Elfi, bravi. Elfi. È vero. Elfi, Elfi. No, UV nessuno Alessaini. Elfi, Elfi. Waiting for the opponent, dai. Pescuatore. Bello il nome, Pescuatore. Keep, abbiamo un turno... Ma la mana base è veramente fatta bene, comunque, cioè... Non ho mai avuto veramente problemi di mana base, questa cosa è fantastica. Sì, Mani Goldox, però è sempre l'early access, cioè lo faremo tutti in contemporanea, ci mangeremo gli spect a vicenda... Possiamo giocare solo standard e limited, sempre un po' così. Però, vabbè, ne ho già parlato tanto di questa cosa, un po' strano come cosa. Allora, siamo contro Dredge. Siamo contro Dredge. Allora... grande citazione, Cloud. Qui il dubbio è se togliere Founding o Glimpse. In teoria Founding. Vai. Droppa uno. Ah, quindi a noi basta pescare una purga. Dobbiamo pescare una purga il prima possibile. Purga e anelli. Lui si milla 10. Un Bloodgust. E basta. E qui avete visto perché secondo me Dredge non è un gran mazzo. Dopo vabbè, se fa terra entra Bloodgust. Pace. Pace. Va bene. Sì. Creeping Chill. E poi farà tornare dentro i suoi zombie. Qui andiamo a fare unione. Perché unione ci permette di guadagnare delle vite importanti. E poi immagino, se non pesco Vratta ora, che sarebbe vittoria per noi, Vratta ora, immagino di fare Wandering. Che se ne mangia due. Anche Soul Partition e Soul Partition non ci fa schifo, eh. Vediamo. Va bene. Lei attacca con tutto. Le Enders capitano quelle giornate qua. Dovremmo essere vivi. Dai. Ah, peccato. Potevamo trovare purga, ma non la troviamo. Non lo resiliamo. Questo. E moriamo, vero? Sì, perché snappo me ne para uno. Unione non abbiamo abbastanza mana e moriamo. No, non è vero. Non è... Siamo a 7, no? No, moriamo, sì. C'è un 3 qua. Sì, dovremmo morire, vediamo. Siamo Soul Partition Snap, ma mi sa che moriamo lo stesso. Bastava una purga. Cioè, è un mazzo che è talmente di merda, Dredge, che se tu hai una purga in mano, lui ha sempre perso. Qui siamo morti di sfiga.
Perché con una purga sarebbero state diverse le cose. Eh sì, siamo sette giusti. Siamo sette giusti. Purga il qui era morto. Completamente morto. È brutto vedere che la gente lo gioca, però, perché non è un mazzo da... Che ha veramente un senso essere giocato, eh. Muore troppo facilmente, l'avete visto? Cioè, se non girava doppia spell che lo millava, era morto. Boh, non lo so. Io sono molto scettico su Dredge, sempre. Secondo me è un mazzo molto molto scarso, in realtà. Gira così, ma... Ripeto, bastava una vratta. Una vrattina di turno 3 è morto. Anche Circle of Containment si potrebbe iniziare a giocare, eh. Si potrebbe iniziare a giocare per reggerlo. Dopo dover mettere delle Graph Digger Cage per lui, boh... Non so se ne vale la pena. Non lo so. Non lo so. Oppure iniziamo a mettere dentro gli 1-3. Cioè gli 1-3 se lo mangiano i magistrati, eh. No, Drannit è 1-3, sì, è 1-3. Può essere, Fabrizio, può essere. Vediamo, vediamo. Quindi non possiamo più perderne. Dai. Dai. Dai, dai, dai. Tra l'altro un'altra cosa brutta di Dredge è che se ti gira male, cioè non ha modo di riprendersi. O ti milla giusto o muore da solo. È una cosa che non sopporto io nei mazzi quando fanno così. È una cosa che non sopporto. Sarà perché sono un giocatore di controllo e quindi... Non mi piace non avere controllo sul destino della partita. Però boh. Oh, abbiamo un cancel, quindi non si sta connettendo. Ancora problemi di server. Come il topo, esatto. Esatto, esatto. E sono quel tipo di mazzo che infatti non mi piace giocare. No, abbiamo ancora... No, buono. Sono quei tipi di mazzi che proprio non mi piacciono da utilizzare qua. In historic poi ancora di più. Perché in historic abbiamo talmente tante risorse che possono fare controllo da sole sulla partita, che giocare una strategia che invece si punta tanto sulla casualità, boh, boh. Sì, sì, esatto, esatto, mister. Cioè, poi se devo giocare un aggro per farmare, non gioco Dredge, gioco Mono Red, gioco Barn, gioko Maghi, gioco Boros Totteri, tutto più controllabile, tutto con una base. Ragazzi, entri in match, ok. Ah, per ora Alex forse, non lo so ancora, forse solo... ma Hollow One aveva una strategia, c'era Vengevine, c'erano varie cose, c'era Ponte, era una strategia molto più forte e solida di Dredge. Forse solo Ginger Femmina, forse, eh. Per ora non ho trovato grandi altre aggiunte. Vai. Qui siamo contro Piero. Alla salute, mister. Vai. Buongiorno Pratos, buongiorno. Counter. Mazzaccio di Mirninja. Ecco, anche qui. Questo è un altro mazzo, quello che gioca Oppo, che non mi fa impazzire. Proprio perché punta tutta la sua giocata sul fatto che Oppo non abbia le risposte pronte nel momento giusto. E per me questa cosa è allucinante. È veramente allucinante. L'hai fatto. Spell Pierce non ci toglie Orco. Ma sai che forse faccio questa invece? Cioè alla fine se c'è la counter, a noi poi facciamo Orco libero. Lui ha un mana che può usare, quindi non credo che abbia creatura. Con Fatine può diventare più forte, sì, però giocherei molto di più la componente Fatine che la componente sninjata. Con Fatine, perché Fatine c'ha Toxisa gratis, ragazzi, adesso. Fa tanta roba, eh. Orco libero che ha uno slogan, esatto. Esatto. Fatine col counterspell, con la counterspell e con...
E con Toxis gratis è tanta tanta roba. Io voglio le terre, grazie. Tra l'altro mi hai dato la terra più forte che potevamo avere contro di te. Non una grande scelta. Il counter serio è tanta roba, sì. Cioè, come hai tolto due terre per due terre e mi hai dato questa? Ma stai scherzando, Oppo? Oppo pazzo scatenato. Oppo pazzo scatenato, vero? Tra l'altro siamo anche open di Dovin Sveto adesso. Possiamo anche proteggerci l'orco. Io giocherei tra i fatine, esatto, anch'io. Anch'io. Che famo, Oppo? Che famo? No. Anzi, per favore, itta Commune Circuit Hacker, caro. Ah, ma tanto te lo togliamo, giusto. Oppo non gioca ninja. Oppo gioca a caso, allora. Perché... Boh, vai. Vai. Ah, Piero. Vediamo cosa fa. È ninja, ragazzi, ninja. Sninja Mutavolt? Davvero vuole sninjare Mutavolt? Vabbè, sninja Mutavolt. Ma ragazzi, ma io glielo faccio sninjare. Lui sta saltando land drop. Perché l'ha già fatta terra. No, dai, blocchiamolo. Tanto poi c'è anello, blocchiamolo. Mamma se lagga. Via, blocchiamolo. Io, forse era meglio farglielo sninjare, eh. Lui avrebbe messo dentro una pescata che gli sparava un pezzo. Non lo so, doveva togliersi la terra, non lo so, vediamo. È una giocata curiosa questa, comunque. Molto curiosa. Fia, se fa pesco uno adesso è il mio eroe. Pesca uno, Oppo. Pesca uno che ti facciamo slando. Dai, pesca uno, Oppo, ti prego. Quasi. Noi abbiamo pescato molto bene. Vai. Classiche strategie oppiche. Rischiamo. Questo turno siamo protetti. Turno dopo penso Shelly, dipende da cosa fa lui. Se ci arriviamo al turno dopo con il lag che c'è, muah, chi lo sa. È stato pazzesco, cioè la live non lagga. Arena sì. Ma vi ricordo che c'è un algoritmo fantomatico che ha programmato tutte le partite di questo gioco prima che vengano giocate. Impossibile, mamma mia. Non sanno far funzionare i server, non sanno, ragazzi. Potrebbe essere tutta una strategia, dite? Potrebbe essere tipo tutta una mossa per far credere alla gente di non controllare quando in realtà controllano. Lagga per i calcoli? Lo opereranno allora? A me no. Ma no, sono solo in ferie. Chi è? Clyde, grazie mille, benvenuto. E grazie mille per il Pride, benvenuto tra i sub. Dai, facciamo l'ultima, andiamo a mangiare, ragazzi. Tardissimo, tra l'altro. Grazie mille, Clyde, welcome. Thank you very much. Grazie, Clyde. Pello. La kippiamo. On the draw, ma la kippiamo.
Ah, dite che il criceto c'è troppo caldo, la ruota non gira? Che belli, io ce li avevo i cricetini da bambino, sapete? Li adoravo, ma tanto. Siamo contro Dimir, quindi partita di scarto dovrebbe essere forte. Astigazzi. Make disappear, vai. Così poi facciamo ancora Toxa. Vai, vai tranquillo, Wonderpello, vai tranquillo. Vai tranquillo. Vai tranquillo. Toxa, Toxa. Va bene. Quindi. Vai. Vai, vai, vai. Va benissimo. Trigger di Narset. Bowmaster. Narset, lì. Prossimo turno Bowmaster morirà. Ma noi facciamo i Ganjo. Ah, non è vero, facciamo Snappo Toxicity. E speriamo di pescare bene poi. Che qui lei deve morire. Triplo mana non ce l'ha. C'ha push. Biascelli. Combat. Vai. Dobbiamo pescare bene, eh. Se non peschiamo bene, lui adesso ci toglie Bowmaster. E moriamo. Ah, è riuscito a... Ce lo ruba allora, ci ruba un drop. Perché è riuscito a pescare bene. Siamo nei guai. Siamo in grossi, grossi guai. Siamo in grossi, grossi guai. Bello Dimir, mamma mia. Quanto è bello Dimir Control. Esatto, è proprio quelle. Sono loro che citiamo. Oggi cosa prevede il menu oggi pomeriggio? Sai che non lo so, sinceramente, Cloud. Non lo so, non ci ho ancora pensato. Non lo so perché sto aspettando anche una risposta da parte dei mod. Buongiorno, Ares. Siamo a 6-2. Ma qui contro Dimir perdiamo. Ha fatto troppo vantaggio adesso. Ok. Dobbiamo pescare bene anche noi, se no GG per lui. La pescata non è brutta, ma ci basterà? Non credo. Non credo che ci basti mai. Vai. Rakdos Urborg, oh mamma mia. Ah. Oh mamma mia. Sì, può essere, te prego. Dipende dalla lista che volete giocare. Dipende tanto dalla lista che volete giocare. Fammi removal. Moriamo così, moriamo così. Dipende dalle liste. Sicuramente UB risponde meglio a UV nei matchup, quindi può essere. Può benissimo essere Ares. Può benissimo essere. Vabbè, qui non la riprendiamo più, ha vinto lui. Avendo top deckato Anello del Potere, noi non riusciamo più a gestirlo, a meno che adesso noi top deckiamo il nostro in una counterspell, ma è veramente tosta adesso, eh. Veramente, veramente tosta. Poi peschiamo una quantità di terre allucinanti. Combat. Ok. Removal su 2-2. Ok. Vai. Vincerà lui. Adesso farà Shelly e avrà vinto. Farà, se no fa un altro anello. Io ho saltato l'endrop, sono scemo. Ok. È andata così. Allora, abbiamo fatto un bellissimo 6. Bravo Pello GG. Un ottimo, ottimo 6.
mazzo che è carino, però UV Control è sopra a livelli infiniti. Spero che, se vi piace, lo proverete. Grazie mille di cuore, ragazzi, per la compagnia. Grazie mille per le belle partite. Ci diamo appuntamento a questo pomeriggio. Non so bene a che ora, devo sentire anche i moderatori. Grazie mille di cuore a tutti, nuovi sub, vecchi sub, nuovi follower, vecchi follower, e tutti voi che mi fate sempre compagnia. Un abbraccio, non fa niente, bello, tranquillo. Un abbraccione a tutti e ci vediamo alla prossima. Ragazzi, grazie mille di cuore. E come sempre, keep on gaming, ci vediamo più tardi. Ragazzi, a presto. Ciao Deme, a presto a tutti, ciao!